Ciao a tutti amici, bentrovati sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Oggi vi volevo far vedere brevemente le foglie dei Papiopedilum. Che spettacolo che sono! Guardate. È vero che sono belli i fiori, ma se prendiamo un attimo, un secondo, per farvi vedere che meraviglia che sono le foglie. Sembrano pitturate, sembrano un'opera d'arte. Guardate, guardate che bellezza, le foglie così lunghe, guardate questa, che colore, guardate che espressione che hanno di colore le foglie così diverse le une dalle altre. Guardate, che meraviglia di colore, che meraviglia di tutto. Guardate, ogni tipo di Papiopedilum, sia se è botanico sia se è ibrido, guardate che meraviglia, guardate, quello che vedete là, il Moody, è più chiaro, guardate che colore, meraviglia. Praticamente potrebbero innamorarci semplicemente per il colore delle foglie, come la loro natura. Quelle verdi sono quelle più semplici, no? Come tipologie di Papiopedilum. Però se vedete, sono speciali. Scusate la voce, ma non ho potuto impedire che anche io prendessi un po' di frutti di stagione in inverno. Guardate, questo è Roscillianum. Guardate, questo è il Pinocchio. Questo è il Primulinum. Torniamo qua. Questo qua è il Dolgoddi. Vedete qua. Guardate, questo è l'altro primulinum che si è separato. Sono tanti e belli, con varie tipologie di foglie, con varie tipologie di risultato. Forse ecco, al di là di tutto sono in grado di innamorare anche per questa complessità di disegno. Questo qua è il Magic Lantern. È talmente piccolo che quando fiorirà sarà una cosa esplosiva. Guardate, sotto pure sono pitturate, sono lavorate anche sotto come foglie. Se vedete, ho difficoltà a fare un'inquadratura per via. Questo è il delenati, guardate sotto com'è. È bello. Bene, solo un piccolo video per farvi vedere la bellezza delle foglie dei Papiopedilum, i fiori, poi quando verranno vi li mostrerò. Guardate, questi che ho qua di Papiopedilum appartengono all'epoca prima che conoscessi e provassi la fibra di cocco. Vedete, non ho nulla, vedete, nulla da nascondere. Questi sono in totale recupero perché non c'è niente, praticamente rimane solamente la parte superiore, non c'è più radice neanche l'ombra. Speriamo di recuperarli in sfagno. Questi sono dell'epoca precedente la mia scoperta della fibra di cocco. Con i papio non ho proprio problema a consigliarvelo, a parte lo dico sempre nei video. Questo qua è un Phragmipedium, quindi come radici stiamo ben bene anche qua. Da quanto ho provato la fibra di cocco, problemi non ce ne ho con i papio, mi vivono tutti, ve l'ho dimostrato in questo piccolo video. Ho lasciato indietro questo, che è il Vinicolor, che c'è una tipologia di foglia che è più sul rosso. E niente, sono felice di come sta andando la situazione. Comunque vi terrò informati sul tutto. La situazione pare che è abbastanza
tranquilla, i risultati mi ridanno e quindi non ne ho difficoltà poi a... Ecco, ci tenevo a farvi vedere un po' la differenza tra prima e dopo, prima che trovassi un substrato valido per quello che riguarda la quantità di piante e la qualità. Anche contro luce sono trasparenti, bellissime come tipologia di foglia, via. Va bene ragazzi, era solo per documentarvi la bellezza della foglia. Tante volte l'orchidea va guardata un po', vero, il fiore è la parte più bella, però anche la foglia è pitturata ad arte. Bene, grazie di avermi seguito. A presto.